Da Vasto all'Aquila, la settima tappa del Giro d'Italia numero 102 ha regalato tantissime emozioni ed immagini. Dalla costa alla montagna, lungo i 185 km, scorre in TV quanto di meglio l'Abruzzo può offrire. Alla fine, a transitare per primo sul traguardo, vincendo per distacco, lo spagnolo Peio Bilbao, terzo Davide Formolo. Valerio Conti conserva intanto la maglia rosa. Grande festa popolare, come ricordava lei, sorrisi, gioia, però anche un modo per riaccendere, se vogliamo, semmai si fossero spenti, i riflettori sull'Aquila. E giustamente, noi dobbiamo sempre tenere acceso i riflettori, anzi ogni occasione deve essere colta e deve essere utile per far conoscere le nostre città, la nostra regione e anche i loro problemi, per ricordare che c'è tanto da fare e che aspettiamo, proprio in questi giorni in Parlamento si sta discutendo un decreto legge molto importante, forse decisivo per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere e del terremoto del centro Italia. Il sindaco dell'Aquila ha voluto fortemente questa tappa. Sì, già dal luglio dell'anno scorso siamo stati a Milano in RCS a trattare questo arrivo, perché riteniamo che intanto un po' il ciclismo rappresenti una metafora della storia di questa città, la fatica, la salita, la rincorsa, l'arrivo, la gioia, perché è una giornata gioiosa, e dall'altro perché è uno strumento di promozione turistica ineguagliabile, milioni e milioni di visitatori, una straordinaria gran cassa sulla rinascita di questa città che ha bisogno di gioia, ha bisogno di festa. Sì, non è un caso che abbiamo voluto che la tappa del decennale dal sisma arrivasse proprio in centro, in un luogo simbolo. Siamo a due passi dal Duomo, dalla zona rossa. Siamo a due passi dal Duomo, siamo di fronte all'emiciclo, siamo vicini alla piazza principale della città, siamo nel cuore del centro storico ed è anche un auspicio che questa festa, questi sorrisi possano diventare un tratto distintivo in futuro a ricostruzione ultimata del destino di questa comunità.